Iniziamo subito. Vi ricordo che oggi andiamo di esperimenti. Questa torta salata che adesso andiamo a fare, perché è un esperimento, è proprio sperimentosa. Allora, io nel frattempo ho già grattugiato le zucchine a julienne, quindi se voi volete preparare insieme a me questa torta salata, iniziate a tagliare le verdure. Io preferisco un taglio a julienne in maniera tale che si amalgamino completamente le zucchine all'impasto, ma se preferite farle a pezzettini va bene lo stesso. Vi consiglio un pezzettino piccolo, perché noi adesso andiamo a spadellare in padella e in questo modo si asciugheranno abbastanza facilmente. Spicchio d'aglio e filo d'olio, un filino d'olio, e ci vado, riscaldo un attimo e vado ad aggiungere le zucchine. Allora, chi vuole preparare questa torta rustica insieme a me deve tagliare le zucchine, le può tagliare a julienne, che è un taglio molto sottile. Il taglio julienne è un taglio semplicissimo che si può ottenere in maniera molto molto semplice con una grattugia a fori larghi. Le sto facendo un po' ammorbidire, tra un po' vado ad aggiungere anche un pochino di sale, così si perdono un po' d'acqua e si asciugano un po'. Allora, regolo con un po' di sale. Ecco qua. E poi ci sono qua. E adesso vanno bene così. Si sono abbastanza appassite, ridotte. Va bene anche così. Ovviamente togliete l'aglio, lo spicchietto d'aglio che ho utilizzato per insaporire lo vado a togliere perché non mi serve più. Adesso loro raffreddano, li mettiamo qui a raffreddare e nel frattempo andiamo avanti con la preparazione. Iniziamo a riunire in una ciotola tutti gli ingredienti morbidi o liquidi, quindi ricotta, latte, 40 ml di olio. Io ho preso un olio di oliva perché tanto è veramente poco, quindi non è un problema, e 2 uova. Questi sono i miei ingredienti, diciamo, liquidi o semiliquidi. Senti di me. Ok. Allora, adesso vado ad aggiungere 250 g di farina, 40 g di parmigiano, giusto? No, 30 g di parmigiano. Vabbè, 30-40, stiamo lì. Una bustina di lievito istantaneo per torte salate, quindi non lievito di birra, ma lievito chimico. Che se non avete, ricordo, potete sempre sostituire con un lievito per dolci. Se non è vanigliato è proprio perfetto. Se è vanigliato potreste avere quel leggero sentore di vaniglia, ma io sinceramente, vi dico la verità, non l'ho mai avvertito, e non che abbia un palato che non avverte dei sapori, ci mancherebbe. Poi una grattugiata di pepe, mi è quasi finito il pepe qui dentro, quindi devo andarci a mettere i granelli, e un pizzico di sale, senza esagerare perché le zucchine le abbiamo già salate, abbiamo il parmigiano che è salato, e poi un pizzico di pepe è andato dentro il sale, e poi abbiamo anche i formaggi e i salumi che comunque contribuiscono a dare ancora altra sapidità. Allora, come vi avevo detto, questa ricotta era un po' strana, quindi se l'impasto dovesse essere poco amalgamabile potete aggiungere ancora un pochino di latte. E un altro po' ce lo metto, e anzi adesso ce lo vado a misurare con questo misurino piccolino piccolino, così riusciamo a vedere esattamente quanto altro ne aggiungiamo. Ci vado a mettere altri 50 ml di latte e vediamo se invece ce ne vuole ancora un po', ora vediamo, perché voglio un impasto che sia cremoso, non liquido ma un po' cremoso. Poi le uova erano piccine, quindi ci si mette quello più quello. Ok, no, va proprio bene così, è perfetta direi. La consistenza che dovete ottenere è una consistenza tipo questa. Ancora compatta, morbida però, non liquida, ma non troppo dura. Aggiungo le zucchine. Non voglio che il mio impasto sia troppo fluido. Perché? Perché la zucchina è comunque ancora liquida. Cioè, no, liquida, continua ancora abbastanza liquido, quindi nel momento in cui vado a mescolare anche con le zucchine sicuramente mi andrà ad aumentare la cremosità dell'impasto. Ok, amalgamiamo questi.
Mamma mia, ragazzi, io ho già la pregusto. Che ci posso fare? Mi piacciono troppo queste ricette così. Vedete, l'impasto è diventato ancora più cremoso aggiungendo le zucchine, ancora più cremoso. Quindi io non lo volevo liquido, però era un pochino troppo duro e quindi quegli altri 50 ml di latte ci sono andati proprio bene. Quindi se la ricotta è molto cremosa o le uova sono molto grandi, vanno bene pure 100 ml. Ma se le uova sono un po' più piccine e la ricotta è un po' più compatta, quei 50 ml di latte in più stanno proprio un amore. Ci aggiungo anche cubetti di prosciutto cotto, che potete sostituire con quel che volete. Tutto, va bene tutto. E un po' di scamorza, sempre tagliata a cubetti. Ho utilizzato 150 g di prosciutto cotto e 100 g di scamorza. Come vedete, non ho utilizzato tanta scamorza. Perché? Perché l'impasto è già abbastanza morbido a causa della ricotta, a causa della zucchina, quindi non volevo caricarlo con il formaggio. Allora, adesso uso questo stampo qui. Questo stampo qui è un po' più piccino dello stampo che vi indicavo, quindi mi è probabile che mi richiederà un po' di tempo di cottura in più. Verificate sempre la cottura con uno stecchino. Non vi fidate solo della colorazione della vostra torta, perché quella potrebbe trarvi in inganno. Dai, ci è andata abbastanza bene. Ce l'ho fatta pure così, dai. Così posso leggere gli altri messaggini che avete mandato. Posso rispondere alle altre cose. Cerchiamo di livellarla un po'. Essendo compatta, appunto, ci aiutiamo un po' con una spatola per distribuire. Ed è anche poco grassa, se volete, perché le zucchine le abbiamo solo fatte andare in padella con un filo d'olio. Non abbiamo messo tanti ingredienti grassi, abbiamo messo appena 40 ml di olio, perché comunque avevamo già la ricotta che ci dava la giusta cremosità e la giusta morbidezza alla torta, quindi non mi serviva aggiungere troppo olio o burro. Io la inforno, così presto vi faccio vedere anche il risultato. Vengo a ricapitolarvi subito la ricetta. Ok, io ho infornato 180 gradi, forno preriscaldato, statico. Vado a controllare la cottura già tra 20 minuti, perché se tra 20 minuti vedo che la superficie è troppo scura, cosa che non credo, ma se in questo dovesse essere troppo scura la superficie, vado o troppo secca, vado a coprirlo con un foglio di carta forno, oppure abbasso la temperatura in maniera tale che la cottura arrivi meglio al cuore della torta senza asciugarmela e seccarmela troppo all'esterno. Vi aspetto domani!